Nell'albo d'oro del Player of the Month griffato Italian Optic non aveva mai scritto il suo nome. È quindi con grande soddisfazione che Martin Deron ha ricevuto il premio quale miglior giocatore atalantino del mese di marzo. No, sempre soddisfatto e sono contento che ho vinto qualcosina. E no, credo che le mie prestazioni sono state davvero buone l'ultimo mese. E forse per fortuna ho anche segnato, così ho potuto vincere questo premio. Mamma mia, finalmente, soprattutto a casa, siamo felicissimi. Vamos, continuiamo, dai! Sono stati i tifosi a votare il centrocampista olandese premiato da Italian Optic. Quello tra Martin ed i tifosi nerazzurri è sempre stato un rapporto speciale. Grazie per gli occhiali a Italian Optic. E sì, con i tifosi siamo sempre legati. E per quel motivo ero sorpreso che non ho vinto prima, però no, scherzo, no. Siamo legati subito e secondo me rimane per sempre questo legame. Il Player of the Month è un'iniziativa Atalanta in collaborazione con Italian Optic, azienda fondata oltre 30 anni fa da Stefano Chiarla e Fulvio Rizzi e specializzata nel campo dell'ottica, un vero e proprio punto di riferimento di settore che conta 17 punti vendita dislocati in Lombardia. Ogni vincitore del Player of the Month viene quindi premiato da Italian Optic, che è Silver Sponsor nonché Sleeve Partner del settore giovanile. Nell'albo dell'edizione 2022-2023 hanno scritto il loro nome. Ad agosto e settembre Tönkop Miners, a ottobre e novembre Ademola Lukman, a dicembre Rasmus Højlund, a gennaio terzo riconoscimento per Lukman, a febbraio Rasmus Højlund ha fatto il bis, a marzo ecco Martin Deron, premiato da Alex Chiarla. Occhiali eleganti e raffinati per il centrocampista nazionale olandese, ma com'è il rapporto di Martin con gli occhiali? Penso solo che per forza li devo usare. Prima di venire in Italia li usavo poco, però qua, soprattutto il tempo che sta uscendo adesso, lo porto sempre con me, soprattutto in macchina.